Altre notizie. Si è svolta il 30 gennaio a Palazzo Lascaris la conferenza stampa del Comitato regionale per le comunicazioni sul bilancio delle attività svolte nel 2011 e sulle prospettive per il 2012. Proseguiranno le conciliazioni gratuite tra cittadini e gestori telefonici e verrà aumentato l'impegno sulla digitalizzazione. Erano presenti il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo con il vicepresidente Roberto Placido, il presidente del Corecom Bruno Geraci con la vicepresidente Tiziana Maglione e il commissario Ezio Ercole e Filippo Lucci, coordinatore nazionale dei presidenti dei Corecom. Il valore del risparmio che le famiglie piemontesi hanno ottenuto nelle conciliazioni nei confronti della telefonia mobile e fissa ammonta a circa 2 milioni di euro, cosa di non poco conto. Il secondo obiettivo che il Corecom quest'anno si pone è quello di far sì che il segnale del digitale terrestre possa arrivare a tutti i piemontesi. Il Corecom Piemonte, grazie al nuovo comitato, al presidente Geraci, ha messo la quarta, come si dice, e quindi nel 2012 potrà diventare a pieno titolo uno dei Corecom migliori in Italia sotto il profilo delle conciliazioni, diventando una sorta di giudice di pace, portando a casa risultati concreti da parte dei cittadini. Parliamo di milioni di euro, ma soprattutto di soluzioni a problemi importanti legati alla telefonia.